Allora, oggi siamo a Roma, al primo congresso Scuola Auritiana, e mi ha trovato un personaggio a caso. Buongiorno magnifico rettore Vitali, come sta? Ma io vedi, io come dire, Sanremo è sempre Sanremo. È chiaro, no? Questo è il punto. Questa mi sembra molto pertinente come affermazione. Ricordiamoci sempre queste cose. Come diceva un noto attore, che fra poco farà uno spettacolo qui a Roma, Enrico Montesano. No, nascosto laddove c'è più luce. Bello. È così che. E è. Infatti tu mi trovi nascosto dove c'è più luce. C'è una luce che non finisce mai. Magari fosse sempre così la vita. Bene, dopo questa premessa illuminante, sì, visto che parliamo di luce. Questo, siamo qua oggi al primo congresso di Scuola Auritiana. Esattamente. Ecco, tu hai visto un po' di gente presente. Che tipo di persone sono presenti? Da dove arrivano? Più o meno l'idea che ti sei fatto. Allora, dunque io mi sono fatto un'idea che ci avevo già in precedenza. Ti dico che per quindi un caso, confermato il concetto confermato. Per un caso del destino, che a me capita spesso, sono arrivato con un certo qual ritardo. Ritardo che a me non è dispiaciuto affatto. Ma perché il destino perché non è dispiaciuto, magnifico rettore? Perché non ritengo inutili le cose che sono state dette, è completamente superfluo. Ma ricordo e tengo ben presente una persona che ha una lunghissima esperienza di congressi, sia scientifici che filosofici, che psicologici, che storici e che politici. Antropologico, esattamente. Che il contesto in cui nascono e si sviluppano delle discussioni è sempre un contesto legato alla cultura media delle persone che vi partecipano. In caso no, particolare. Soprattutto alle fobie interiori delle persone. Non farmelo dire. Alle fobie interiori. Lo dirò dopo. Quindi. C'è questo punto molto importante. A questo punto il discrimine qual è? Il discrimine è quello della funzionalità della discussione in un consesso coerente e finalizzato. Della costruttività e funzionalità. Esattamente, costruttività, hai detto meglio. Ma c'è anche una diagnosi che tu sei costretto a fare nel momento in cui la spinta alla divagazione, al disordine, all'interesse personale, ma non c'è l'interesse. Ecco, ma quindi riassumendo in poche parole, sì, che cosa ha voluto, dirci Giorgio finora? Queste tipologie di convegni emergono sempre delle spinte e gli egocentrismi, ma al contrario, emergono delle spinte che sono veramente distruttive di qualsiasi possibilità di concludere qualcosa su un progetto. Ecco, ma concreto. Questa a che cosa è dovuto? Come mai emergono queste spinte? È dovuto a due fatti: l'aspetto intanto razziale, che è tipico degli italiani, è razziale, in termine ampio, della razza italica. Ah, della razza in italica, senso italica, quello, okay. Chiamano di razza italica, che quando possono litigare, litigano, e dietro c'è indubbiamente anche l'aspetto individualista. L'altro è l'aspetto di semicultura, che è quella che faceva dannare Giovanni Papini. Qui noi ci troviamo di fronte a persone munite di culture estremamente relative. Puoi fare un esempio di semicultura, Giorgio? L'esempio di semicultura. L'esempio di semicultura è un raggruppamento di idee fatte proprie senza averle né meditate né digerite né vissute. Nemmeno capite probabilmente. La conseguenza è quella. La vera comprensione è nel momento in cui è l'identificazione del pensiero con la vita, e ritorniamo qui a Platone, e anche a della trasmigrazione fra il pensiero e l'azione in un continuum senza limiti. Attento, se tu un'idea non la sperimenti, certo, non ne sarai mai padrone. Non ha senso concreto. Allora, nel momento in cui in questa società italiana è... Non a caso noi abbiamo fatto laboratori di chimica. Esattamente. Tanto per dirne. Quindi tu per cultura, per semicultura intendi una cultura raffazzonata, insomma. Sì, sì. Però c'è puramente ancora peggio. Una cultura enciclopedica. No, ma anche accademica. Magari. Accademica, ma monolitica. Ma non vogliamo mai... Monotematica. Noi non vogliamo e non vorremmo mai negare il valore agli enciclopedisti, che hanno rappresentato una svolta eccezionale. No, ma intendevo dire, quella cultura non masticata, non digerita, sì, non compresa, esatto, non collegata, non coordinata, okay, non fatta viva dalla vita vissuta. Questo è il punto essenziale. Quindi quel tipo di cultura che si ingerisce come una pillola. Io la metto giù e basta.
dove a non l'assimilo, assolutamente non la metabolizzo, qualsiasi tendenza di carattere poi spiritualistico viene captata da una ideologia che noi conosciamo perfettamente, perché il dogmatismo cattolico, che no, ma l'hanno detto, credere per capire, non capire per credere. Allora aspetta Giorgio, siamo all'antitesi del pensiero filosofico. Visto che siamo uomini pratici, come se ne esce da questa situazione? È molto difficile, perché l'operazione che è stata fatta, però la strada è anche teorica, quale sarebbe? Guarda, te lo dico subito, è molto difficile, perché l'operazione che è stata fatta è un'operazione che io ho seguito passo passo e ho denunciato fin dagli anni 50. Andate a vedere i miei scritti e ci sono tutte. Beh, qua siamo davanti ai signori della denuncia, quindi no, l'ho denunciato, lui ultra italico, lui ha fatto la denuncia concreta in termini giudiziari, io ho fatto delle denunce culturali denunciando una deriva, che poi la deriva che da cui abbiamo visto, perché questa deriva, questa operazione è stata poi fatta propria dai servizi segreti, i quali servizi segreti hanno creato gli opposti estremismi, e questi opposti estremismi non ci sarebbero stati se non ci fossero stati delle persone completamente dominate da una ideologia estranea. Posso dire, Giorgio, che io invece attraverso le denunce c'è proprio si può ricostruire in qualche modo la storia di questa Italia. Le denunce che abbiamo fatto noi, se tu metti assieme tutte le denunce che abbiamo fatto, hai la storia dell'Italia. C'è un quadro d'insieme. Quindi non è solamente qualcosa a livello giuridico, a livello di denunce penali, perché sono penali. Le denunce che facevo nei bollettini che scrivevo negli anni 50, è tutto un altro discorso. No, ma io denunciavo quella deriva. C'è il dottor Turrisi che ci invita alla Sauridiano deve andare avanti. Ah, ok. Rispetto. No, ma infatti siamo quindi lei non condivide quello che dicevamo, l'importanza di quello che dicevamo. Condivido in parte. Ma la vedo un po' contrariata, signor Turrisi, c'è qualche cosa che non va oggi. Lui è uno apprensivo che no, tutto registrato, io non taglio si niente. Si integra nella problematica. Guarda, allora Giorgio, dicevamo, torniamo al discorso che mi interessa. Come se ne esce da questa semicultura, dalle conseguenze che comporta? Allora, ti dico subito, non se ne esce. Attraverso la crisi. Aspetta, è buono. Non mi interrompere un momento, se no la luce, abbiamo problemi di luce poi. Anche. Sì. Allora, come se ne esce? Okay. Ti dico subito. Non se ne esce, perché per uscirne allora bisogna avere a che fare con persone dotate di adeguata cultura, che in Italia va scomparendo. Proprio l'altro giorno intervistavo nella televisione un libraio che parlava della riduzione dell'altro 2% di italiani che acquistano i libri, tenendo conto che buona parte degli italiani che acquistano i libri non li leggono. Tu capisci bene che il parametro preso di riferimento... Ma aspetta, i libri, il tenore medio dei libri sono quelli che sappiamo, insomma, scusa, allora però a questo punto diventa importante. Allora noi che facciamo? Cioè, se non se ne esce, noi perché ci stiamo impegnando? Noi perché ci impegniamo? Chi ce lo fa fare? Io ho un non ha senso, scusa, no. È illogico, io è irrazionale. Io in termini esistenziali, io ho un impegno che ho preso qualche decennio fa e che continuo a portare avanti, perché ritengo che sia giusto che almeno alcune cose siano dette e propalate. Agisco nella misura e nella possibilità in cui posso agire. Devo ringraziare Orazio, che ha una penna facilissima nel preparare delle denunce. Facciamo l'unica cosa che noi possiamo fare al momento, in attesa di poter fare qualcosa di più. Quindi le denunce sono dei documenti storici, mettiamo è così. Fuori discussione che le denunce sono che noi uno spaccato fatto della realtà sociale, economica, politica, giudiziaria. Noi non a caso 3 settimane fa abbiamo denunciato la magistratura nel suo complesso, perché è una genia di incapaci, di infami, di persone assolutamente inette, e incompetenti, corrotte, colluse con la mafia, eccetera, che noi abbiamo ampiamente denunciato, aspettando che ci controquerelino. Lo bramiamo, come si diceva. Quindi quando qualcuno dice, ma insomma, questi cosa denunciano, intanto la magistratura le ignora, non ha capito il vero scopo, che non è giudiziario, assolutamente. È politico, culturale. Potrebbe essere giudiziario. Potrebbe essere un giorno più vicino di quanto tu non credi. L'altro ieri è un dossier d'archivio. Allora scusa, va in contraddizione, però mi hai detto non serve a niente. No, non serve a niente un'altra cosa.
sociale. Non è che non servono a niente le denunce, no, non le farei. Sto parlando che è difficile uscirne fuori nell'ottica che hai detto tu. Che qual è la soluzione per uscirne? Uscirne fuori da una situazione di impasse, qual è quella di oggi, dove la cultura media si sta abbassando velocissimamente, anche perché di fronte a una massa enorme di informazioni che per nostra fortuna comunque arrivano alla popolazione, è una situazione molto ben diversa dall'Italia, tanto per fare una cifra, degli anni 20, dove la minoranza di gente acculturata era tutta attiva e in una maniera o nell'altra si scambiavano i ruoli del potere. Però scusa Giorgio e anche Orazio, ma se attraverso queste culture si può ricostruire in qualche modo la storia di questa Italia, perché non farne un volume? Infatti, ma guardi, non fare un volume col senso di ogni domanda. È già pronto. Ah, ecco, cioè sono arrivato in ritardo. Sto cercando gli editori, ci sono 8 libri pronti su questo tema. Lui ha scritto una marea di robe. 8 libri e non riesco a trovare un editore. Io non credo nei libri, credo nella comunicazione diretta, credo nei video, credo nella televisione non corrotta da questa marmaglia, e credo nella possibilità di comunicare. So che oggi il sistema di comunicazione ha avuto una moltiplicazione enorme, perché tutti i giovani ormai vedono internet attraverso il loro cellulare, e questa è una moltiplicazione, altro che la moltiplicazione dei pani e dei pesci, hai capito? Però questa è la vera moltiplicazione dell'informazione. Non voglio fare il negativo, ci mancherebbe altro, voglio fare quello che un po' provoca la discussione, ma quello che emerge da internet, io lo guardo anche attraverso i commenti del mio blog, mail che mi arrivano, è che è vero che qualcuno magari guarda anche Accademia della Libertà, ma poi si guarda altri canali. Certamente. Dove c'è della disinformazione spacciata, certo, per avere informazioni, quindi ne viene fuori una confusione, mischiano. È intenzionale. Meglio la confusione dove dentro ci sono informazioni esatte che nulla, il piattume di un'informazione completamente sfalsata, ecco, completamente falsa. Rivolgo la domanda a Giorgio e anche a te Orazio, che cosa dovremmo fare Giorgio per arrivare a un numero maggiore di persone? Bella domanda. Io credo molto alla automaticità della percezione dei messaggi. È molto difficile arrivare là dove in teoria non si riesce ad arrivare. È molto difficile. Tu pensi che ci sia un numero proprio? Non preciso, ma insomma una percentuale di persone, e quando si arriva a quel numero poi, come dire, c'è qualcosa che va avanti da sola, sì, sprigiona un... Esattamente, è vero, lo dice anche la fisica. La massa critica c'è un video mio recente in cui documento la validità della terapia di Bella, ma soprattutto la illiceità delle terapie alternative a quelle di Bella, parlo della chemioterapia, che in brevissimo tempo ha raggiunto i 6.000 contatti. L'ho visto, ma voglio dire, questa percentuale quant'è? Poi è una percentuale, voglio dire, chiunque c'è dentro, oppure deve essere una percentuale che abbraccia una certa tipologia di persone? La comunicazione deve essere, nel momento in cui tu stabilisci un target, vabbè, allora ti devi attenere alle regole che esistono per raggiungere quel target. Vi faccio un esempio: la pubblicità di certi medicinali è inutile che tu la fai ad altri che non a un medico, è evidente, ma quando noi lanciamo un amo, che poi è appunto un amo, che l'amo è dire: guardate signori, vi stanno prendendo per il culo, c'è chi percepisce il messaggio che noi mandiamo e chi non lo percepisce. A questo punto c'è la parabola di Gesù Cristo, il ritorno. Perché io parlo sempre delle parabole di Gesù Cristo? Perché ho sempre sostenuto essere il Vangelo il coacervo culturale di un'intera civiltà, che è il neoplatonismo, e le parole che dice Gesù Cristo sono parole che ha detto prima di lui Pitagora, Platone, Plautino, Porfirio, Epitteto e tanti tanti altri pensatori. Ma parli anche di Seneca, no? In certi tuoi video parli anche di Seneca, che ha avuto un'influenza enorme. Seneca è la persona che fisicamente... Okay. È stato visto essendo vissuto ad Alessandria, nel momento io la penso in maniera un po' diversa, però ti lascio dire il tuo pensiero. Allora, Seneca è vissuto dagli anni 20
30 d.C. ad Alessandria. Per cui è logico pensare che i creatori del cristianesimo, che sono stati dei grandi pensatori alessandrini, dovendo riferirsi contrariamente a quello che ci raccontano i Vangelisti, esattamente, io la penso in maniera un po' diversa, però va bene. Dovendosi riferire ad una persona umana, perché dovevano avere l'esempio, no? Io ad esempio nella mia vita mi riferisco ad altre personalità, perché per ogni uomo deve avere un riferimento, certo, il suo eroe è importantissimo. Napoleone, per me è importantissimo. Finisco. Allora, quelle due persone quali sono state? Sono state, la prima è Seneca. Tutto una parte del mito cristiano dei Vangeli è Seneca, compresa l'ultima la parabola. Scusami, Seneca, scusa. Seneca è il personaggio. No, sì, il personaggio è Seneca, non è Seneca è il filosofo. Stavo parlando di Socrate. Allora, quella figura, la figura primigenia è Socrate. Il giusto che muore accetta le leggi, perché essendo giusto accetta la legge anche se è giusta. Tu ci vedi il parallelo con Gesù Cristo, no? Che è giusto, sì. Però c'è chi sacrifica, in più aggiungendo anche il martirio, no? Esatto. Allora, scusate, e poi c'è alla fine appunto c'è anche Seneca, che è il grande filosofo che ha sintetizzato il pensiero neoplatonico. Bene, siamo partiti, Giorgio, da questo primo congresso di scuola auritiana. Un tuo pronostico su come si chiuderà? Così, cioè così come? All'italiana. All'italiana. Sì. Ci siamo nulla capiti. Di nulla. Condivido, grazie. Questo invece Orazio. Allora, io invece vorrei rispondere a una delle domande che sono state fatte nella mediana di questa zona mediana. Grazie, Giorgio. Grazie. Sempre a sua completa indisposizione. Di averci illuminato. E ricordiamoci sempre che Sanremo è sempre Sanremo. Sanremo è sempre Sanremo. Questa è di chi era? Di Baudo, mi pare. Sì, sì. Okay. Io invece volevo dire. Volevo dire invece una cosa che secondo me è quello di molto conflittuale con quello che ha detto Giorgio, che molto spesso ci troviamo d'accordo ma molto spesso no, ed è cioè che ma mica è il frutto delle vostre discussioni questa roba. No. Questo invece è l'applicazione di un prodotto puramente biologico che però mi è stato prescritto da un dermatologo. Ma cos'è, mercurio? Non è mercurio. No, assolutamente no. Vabbè, comunque dicevi Orazio. Sì, dicevo che faccio un'ipotesi diversa. Come se ne esce da questa stasi locale di questo momento, questo topico attuale, e come se ne esce dal momento topico internazionale? E la stessa risposta, a qualunque impasse e in qualunque situazione di blocco bisogna passare attraverso tutta una serie di fasi, che detta in una parola solo è la catarsi, cioè bisogna arrivare a un punto in cui... Non confondere col catarro, altra cosa. Che, diciamo che è il punto... Puoi definire che cos'è la catarsi? È la purificazione attraverso l'identificazione e la presa di coscienza interna. Una volta che ognuno di noi, attraverso il sacrificio, attraverso le rinunce che ci imporrà il prossimo futuro grave, distruttivo, tragico che ci arriverà addosso, imporrà alla gente di tornare alle radici e alle fondamenta più crude, più nude, più pure, che consistono nel rigore tipo di Seneca o del sacrificio di sé, per esempio, per gli altri, no? Come della mamma che cerca di proteggere col proprio corpo il figlio dall'assassino. Qualcosa, no? Di autentico, qualcosa di reale, di collegato fra materia e di realmente autentico. Ausilio epiteto tradotto da Giacomo con Leopardi. Il contatto con la natura che si è perso, per cui i bambini non sanno più da dove cazzo si fa il formaggio, tanto per dirne, o come si producono le uova, no? Che pensano che ne so, c'è la macchinetta che li... Ecco. Sì, ma sai qual è la cosa strana, Orazio? Che sono totalmente d'accordo con te su queste cose, la penso esattamente allo stesso modo. Che coincidenza, ma guarda te, che coincidenza. Ma guarda te, partendo da presupposti diversi, che io ho capito che tu hai delle tue convinzioni diverse dalle mie, però sono, ecco, il discorso, il bandolo della matassa che ci ha, diciamo, portato in giro dalla mattina fino adesso, è proprio questo, che si può partire da presupposti diversi avendo aspirazioni ed anflati uguali, tensioni e target esattamente identici, ma
quello che è la cosa più importante che nessuno mai fa rilevare, e molto spesso, ma anche i filosofi non fanno rilevare, qualcuno di grande invece ci è riuscito, tipo per esempio Auriti, è il modo di raggiungere l'obiettivo, non il raggiungimento dell'obiettivo che è essenziale, ma il modo di raggiungere, cioè quello che è importante nella vita, non è il raggiungimento dell'obiettivo che è ininfluente del tutto, ma è il tempo, il percorso che si fa per raggiungere l'obiettivo, quello è il centro della vita. Bella questa cosa, mi è piaciuta veramente tantissimo, veramente tanto. È un esistenzialista. Lei è un magnifico rettore su questo pensiero di Orazio. È un seguace di Sartre. Cosa ci dice? Io condivido totalmente, da A alla Z tutto quello che ha detto, sinceramente, tutto. Io capisco perfettamente la posizione esistenziale di Orazio, perché è una posizione esistenziale, ma non è finalista. Io sono finalista. Io capisco la differenza, l'esperienza della mia vita è che io ho un fine, e questo fine ho incominciato a acquisirlo nell'anno 1947. Sei partito? Sono partito quando dovevo partire, avevo raggiunto una certa qual maturazione, uh-huh. E io vado avanti sempre su questa strada. Quindi la differenza tra quello che tra il pensiero finalistico tuo e quello di Razzi, in che cosa consiste? Ma non c'è conflitto di qualità. Sono paralleli? Certo. Sono paralleli. Sono paralleli. Ma la posizione, concorrenti e paralleli. La posizione di colui, attento che io qui da questo punto di vista ho anche degli esempi storici. Allora, la posizione di colui che dice perché non è importante il fine in se stesso, basta che si agisca, eccetera, è una posizione che non è da uomo politico, è una posizione, come ho detto prima, esclusivamente esistenziale, è da, una futurista, posizione, da futurista, ma nemmeno futurista. Il futurista voleva arrivare al futurismo, sì. Voleva fare l'arte è concretezza. Io ti dico, io sono stato disposto fino ad oggi, la mia vita lo rappresenta, il mio pensiero lo rappresenta, a superare molte difficoltà. Per fortuna troppe non le ho dovute subire, perché, come dico spesso con i miei amici, ho due occhi davanti ma ne ho tre dietro, e quindi chi mi vuol fregare difficilmente mi frega. Però io il fine, io lo so dove voglio arrivare, il mio fine, è vero? E qui abbiamo un seguace del dio Priapo che scusa Giorgio, ma non si potrebbe, poi quadriamo anche l'amico Ubaldo. Ubaldo fa i battesimi, ma non si potrebbe dire che nel tuo caso il fine è un po' più esplicito e nel caso di Orazio è un po' meno esplicito. No, è una conseguenza, esatto, è una derivata. Ma tutto sommato sono strade parallele. Non mi accontento della soluzione esistenziale. Punto e basta. Perfetto. Ma il percorso è quello che costruisce l'identità, mentre l'obiettivo è solo il raggiungimento di un fine. Ragazzi, cosa diceva Benito Mussolini? Io sposo Orazio. Cosa diceva Orazio, poi Benito Mussolini? Ci celebriamo intellettuali, ovviamente. Cosa diceva Benito Mussolini? Nudi alla meta. Bravo, che significa? Bravo. Anche nudo, fino ma io alla meta ci devo arrivare. Alla meta ci devo arrivare. Quando parliamo di Benito, non possiamo parlare. Ciao Ubaldo. Allora, siamo qua oggi al congresso Auritiano. Che idea ti sei fatto di questo incontro? Ho visto fare il buonista, di quello che pensi. Ho visto veramente gente che vuole lottare, che vuole fare, che non vuole solo parlare, che si vuole organizzare. Vuole diffondere il pensiero di Auriti, che oggi è di una qualità impressionante, cioè perché ci guardiamo intorno capiamo, quindi non c'è bisogno di farsi un grande sforzo intellettuale per capirlo. E ho visto persone di grande qualità da nord a sud Italia, e questa è una bellissima cosa, perché mi fa venire in mente, a me personalmente, un convegno che organizzai io 3 anni fa, ottobre 2010, a Orte, per la sovranità d'Italia, avendone organizzato uno molto prima, che non andò bene per l'ostracismo della questura eccetera, l'ho fatto dopo circa 12 anni e ha avuto un successo, perché oggi tutti dalla Sicilia a Vetta d'Italia parlano di sovranità, e tutti che hanno preso questo problema a cuore e si sono resi conto appunto che bisognava lottare non solo per la moneta, che è una cosa importante, perché la sovranità è soprattutto monetaria, ma anche territoriale, perché l'Italia deve togliersi di dosso questo malacappa della potenza egemone
Stati Uniti d'America, produce connotati che ci condizionano in maniera grave, sia politicamente che economicamente. Basta vedere l'ultimo caso con la Libia per avere la chiarezza dell'idea. Tu magari eri fuori, quindi non l'hai vista, ma qua ci si è arenati sulla parola spirito, che è una spirito, cosa assurda, no? Se togliamo quello, allora, certo. Abbiamo snaturato il pensiero di Euripide, non ne comprendiamo nemmeno l'essenza. Esatto, questo qua è guai se manchiamo dello spirito, perché questo qui è una cosa che non si può prescindere dallo spirito, assolutamente no, se no non vuol dire che andiamo indietro qua, anzi andiamo in contraddizione, anzi e offendiamo la memoria di Euripide. Vabbè, vedremo nel pomeriggio cosa succede. Certo, intanto vedremo. Grazie Ubaldo. Ciao. Eccolo qua dal primo congresso Scuola Euripidiana di Roma. Allora, come